Grazie. Buongiorno Presidente, buongiorno colleghi. Io inizierò dalla dichiarazione di voto. Dichiarazione favorevole da parte della Lega e del Partito Sardo d'Azione a questa proposta che prevede la riduzione dei parlamentari. Ha comportato un acceso dibattito, a tratti io oserei dirlo un po', mi sia concesso il termine, più che un dibattito, un feroce dimenarsi, non certo rispettoso del luogo, non certo rispettoso dei ruoli e del contenuto della proposta in esame. Forse ingenuamente ho pensato che potesse essere più adeguata questa discussione. Ho ascoltato con grande interesse tutti gli interventi dei colleghi, sia in discussione generale che in dichiarazione di voto. Mi è stato però necessario fare un passo indietro per capire anche un po' la storia di questo tentativo di più volte messo in atto di revisione della Costituzione e soprattutto per la parte della riduzione dei parlamentari. Quello che mi ha colpito moltissimo nella discussione è questo continuare a rimarcare la necessità di mantenere una situazione di democrazia che parrebbe, con la riduzione dei parlamentari e con questa nuova impostazione, venir meno. Allora, facendo un passo indietro, come è mia abitudine per cercare di capire le cose, sono passata alla riforma costituzionale Renzi-Boschi, che non torno indietro negli anni 70, negli anni 80, negli anni 90, torno semplicemente al 2014. La riforma nata con questo disegno di legge nel 2014 si prefiggeva il superamento del bicameralismo paritario e la riduzione del numero dei parlamentari. E questo provvedimento proponeva in particolare una riforma del Senato della Repubblica, la cui principale funzione sarebbe diventata quella di rappresentanza delle istituzioni territoriali. Praticamente il numero dei senatori sarebbe stato ridotto da 315 a 100 membri, i quali, eccetto i 5 nominati dal Presidente della Repubblica, sarebbero stati eletti dai consigli regionali, fra loro stessi componenti e fra i sindaci dei propri territori. Sarebbe rimasta praticamente solo la Camera dei Deputati, l'unico organo deputato ad esercitare la funzione di indirizzo politico e di controllo sull'operato del governo. E questo è un punto. Per cui questo sistema bicamerale superava quello del bicameralismo perfetto, introduceva il bicameralismo differenziato. Il Senato sarebbe diventato rappresentante solo delle istituzioni territoriali. L'elezione popolare diretta sarebbe dunque stata sostituita da un'elezione di secondo grado da parte dei consiglieri. Non sarebbero stati più previsti senatori eletti dai cittadini italiani residenti all'estero. E la durata del mandato dei senatori sarebbe concisa con quella dei consigli regionali da cui sarebbero stati eletti. Inoltre i senatori sarebbero decaduti se fosse cessata la loro carica elettiva. In pratica il Senato sarebbe diventato un organo a rinnovo parziale continuo. Questa era la proposta del 2014 approvata senza la maggioranza prevista, sottoposta a referendum che ha dato esito negativo
e poi il risultato è stato sotto gli occhi di tutti. Questa era la democrazia proposta da quelli che oggi ci dicono che non siamo democratici. Questa era la proposta che voleva in qualche modo essere significativa. Oggi ci è appena stato detto che in questo modo noi non saremo più capaci di essere collegati, non saremo più in grado di rappresentare il popolo italiano perché diminuiamo il numero. Ma nel 2014, al posto di diminuire 200 parlamentari, il Senato sarebbe stato ridotto a 100 persone, con elezione non diretta del popolo, ma con elezione di secondo livello. E questo è una cosa che bisogna ricordare. Forse ridurre i parlamentari spaventa. E certo, è un'innovazione. Forse questo governo ci sta arrivando. Forse non ci sarà posto per tutti. Pazienza. Perché fare il politico significa avere una passione dentro, rappresentare un territorio come lo rappresento io per 500.000 persone. E se mi toccherà, questo è il mio collegio. Anche fare così, gliel'ho detto, ha dello sceno mentre si parla. Non è bello, non è educato. Io così non lo faccio mai, il dito così. Così lo faccio quando saluto dalla nave, mentre vado. E allora, detto molto in maniera molto tranquilla, non ci sarà posto per tutti. Dovremo rappresentare dei collegi più ampi. Dovremo correre un pochino più qua e là per le commissioni. Ma siamo politici, perché cosa dovremmo fare? Passare il tempo alla buvette? No, si mangia anche male. Presidente, si mangia male. Cosa dovremmo fare? Fumare la sigaretta? Siamo chiusi dentro in un angolo. Respiriamo il fumo di noi stessi, ci fa male. Correremo di più chi avrà la possibilità di farlo, e chi non avrà la possibilità di farlo avrà sempre fatto un'esperienza importante e avrà portato a casa qualche cosa di importante per il paese. E la democrazia significa anche adeguarsi, innovarsi, cambiare, essere capaci di fare. Anche se questo può scocciare. Grazie.